Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti in questo nuovo live. Allora, come avrete sentito anche prima, mi sono dimenticato di mutare il microfono. Ottimo. Quindi, stasera cosa faremo? Penso l'abbiate sentito anche prima. Vedrò prima di tutto il trailer di Cyberpunk e poi dopo, aspetta un attimo. Ok. Non riesco a fare due cose contemporaneamente. Sì, lo so, sono proprio uomo. E come invece seconda cosa, poi andremo a vedere il video di Barbascura sulle orche. Perché di solito a me non piace molto portare contenuti di altri creators sul canale, però quel video è particolarmente interessante, anche perché mi ha molto sorpreso il fatto che le orche siano l'animale più intelligente sul pianeta. Sono un'altra società, un'altra razza, appunto. Le orche. Che bel mondo. Comunque, adesso, prima di tutto, vi faccio quindi vedere, diciamo, il servizio di Every Eye sul raggiungimento delle 20.000 copie vendute di Cyberpunk. Questa cosa è follia. Poi vi dico anche la mia, poi iniziamo a giocare. E poi finiamo un po' prima perché vediamo il video. Cyberpunk 2077 è rinato. Dopo un esordio a dir poco tumultuoso, il gioco di ruolo di CD Projekt Red è riuscito a prendersi una considerevole rivincita. Il merito è delle edizioni di nuova generazione o dell'anime Edge Runners che ha da poco esordito su Netflix? In realtà si tratta di una concomitanza di fattori per una rivalutazione di cui ovviamente il team di sviluppo è a dir poco entusiasta. Era quello che Prima di volevo dire proseguire, anch'io. come sempre, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. No. A conferma della risurrezione del titolo c'è un dato numerico che non lascia margini di dubbio. CD Projekt Red ha rivelato ufficialmente che dal lancio avvenuto nel dicembre 2020 ad oggi, l'avventura con protagonista V ha venduto oltre 20 milioni di copie, confermandosi in questo modo un grande successo per lo studio polacco. Una grossa svolta è arrivata, come accennavamo, con la pubblicazione delle patch next gen per PS5 e Xbox Series X e S, che hanno permesso al gioco di poter esprimere al meglio il suo potenziale. CD Projekt Red non ha perso tempo nel ringraziare quindi tutti i fan per il significativo traguardo raggiunto, in attesa delle nuove avventure in arrivo con l'espansione Phantom Liberty nel corso del 2023. A tal proposito, Powell Sasko, membro di lungo corso di CD Projekt Red, lo aveva detto chiaro e tondo in Incredibile, una una live recente Twitch e una live: live È Twitch. assolutamente grandioso essere Inception. tornati, ha esclamato, visibilmente emozionato nel corso di una diretta. Oltre alla patch per console dell'attuale generazione, è indubbio che l'anime Edge Runners abbia dato una spinta ulteriore alla ripresa di Cyberpunk 2077. Complice la pubblicazione di un nuovo corposo aggiornamento a tema, il GDR ha visto il numero dei giocatori crescere a dismisura, racimolando 1 milione di utenti connessi al giorno nella settimana di lancio della serie animata. Rimanendo in tema, anche la scena dei modder ha risposto presente, mettendosi immediatamente al lavoro nel tentativo di replicare i Ovviamente. contenuti dell'anime all'interno del videogioco. In questi Comunque giorni adesso stanno finiamo di vedere il speculando video e sui poi dopo vi Nexus dico anche Mods la mia. diverse creazioni a tema, come il taglio di capelli e il viso di David, il face preset dell'esplosiva Lucy e le pistole di Rebecca. Se avete Perché? adorato l'accompagnamento musicale dello show, allora dovete dare un'occhiata a Edge Runners Radio a Radio X Mod, che aggiunge una nuova Ma perché? stazione radio con le canzoni della colonna sonora dell'anime, che comprende anche This Fire dei Franz Ferdinand, ossia il brano dei titoli di testa. Per la prima volta in assoluto, inoltre, i canali social ufficiali di Cyberpunk 2077 hanno deciso di condividere il link ad una mod sviluppata con i suoi tool RedMod, dando il via ad una nuova ed interessante iniziativa. Al centro del post troviamo Cyberware Sound Overhaul, una mod che sostituisce alcuni file audio del gioco con musiche e suoni ispirati ad Edge Runners. Come fatto notare dallo stesso Powell Sasko, si tratta della prima mod condivisa sul profilo ufficiale del gioco e non sarà l'ultima. Insomma, in attesa dell'uscita del DLC, sembra proprio che Cyberpunk 2077 stia attraversando una seconda giovinezza. E voi, cosa ne pensate? Allora, e cosa ne penso io? Bene, ve lo dico subito. Allora, sicuramente è stata una concomitanza di fattori fortuita per il team di CD Projekt Red, però c'è anche da dire che nonostante questo, la rinascita di Cyberpunk 2077 è dovuta
soprattutto a tutti gli invasati che hanno visto la serie TV, che non hanno giocato al gioco e volevano giocare il gioco. Quindi, oppure che avevano già giocato, tipo me, e si sono riappassionati, quindi non proprio io. Il fatto è che, quindi, questo è il tipico caso in cui il videogioco ha bisogno di una serie TV e non il contrario. Ok, che non è molto usuale questa cosa, però a quanto pare è così. Comunque, io non penso di portare nel breve periodo Cyberpunk sul canale, forse non lo porterò. C'è da vedere anche, diciamo, come lo aggiorneranno poi più avanti. E detto questo, io direi che possiamo iniziare a giocare. Stavo controllando il bot con gli Steam Elements perché ho dovuto scrivere qui il cuoricino in chat per poter far partire il bot. Quindi, ok. Mettiamo il gioco adesso. Eccolo. Allora, questa sera dobbiamo continuare la nostra avventura in The Last of Us. Comunque, se non trovate la live di ieri sera, non preoccupatevi perché nemmeno io la trovo. È bello Twitch perché è bello Twitch perché è stato colpito da un attacco hacker. E quindi i problemi tecnici di mercoledì, che non riuscivo a far partire la live, vi ricordate che ho avuto molti problemi, ve l'ho anche detto. Ecco, si sono ripercossi anche giovedì, quindi ieri. E quella live lì non è che è sparita. Semplicemente con un aggiornamento si erano disattivati i VOD, le registrazioni automatiche, ok, delle live. E quindi è andata persa per sempre. Perfetto. Allora, eravamo nel villaggio dei cannibali e dovevamo fuggire con Ellie. Ah, è lì. Ok, ho bisogno della sua arma. Vieni qui, vecchio. Proprio qui. Non perderla. Mi ha visto? No, che non mi ha visto. Ok, ma avrei bisogno di un'arma. Ma non posso prenderla. Oh, cazzo. Ehi, via, via. Siamo piccoli e agili. Ok. Ottimo. Merda, è qui. Sorpresa! Sì! Ottimo, un proiettile. Per me, ovviamente. Bene, loro due sono rimasti lì. Oh merda, no, 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 no. Dov'è? Troviamo subito quella mocciosa! È lì. Dividetevi! Petroleum. Cazzo sei. Sarebbero i barili di petrolio. Meglio non sparare. Non c'è! Sì, infatti non ci sono, sono dietro di te. Intanto suonano le campane d'allarme o a festa.
Ah, di là, ok. Ho preso qualcuno in testa. Ho preso in testa, bellissimo. Leila. 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 La vedi? Oh merda. Lo stealth in parallelo. Che diavolo sei? Che fa? Dove è finito? Ah, non lo so e non lo voglio sapere. Sono vicini, via. A quanto pare non è di qua. Di là, via. Lei corre. Io corro, sì, bravo. Labirinto, sì. Egli ha ragione. C'è da perdersi qui. In questa città rustica. Oh, di qua, ok. Rilassati, non morderà nessuno. Voglio dire, rischiamo di trovarci in un vero casino. Un T-Rex. Siamo già nel casino e dobbiamo risolverlo. Restate concentrati, troviamola. Lei è qua giù! Vedo! Lei è qua dentro! Ho mancato! Ottimo! Via! Dove pensi di andare, eh? Lasciami! È infetto! Muori! Che cazzo è successo? Cioè lui mi ha afferrato, io sono riuscito a fuggire... Sono scappato e mi ha tirato un pugno dietro il coppino e poi mi ha tagliato la gola. Rilassati, non morderà nessuno. Voglio dire, rischiamo di trovarci in un vero casino. Siamo già nel casino e dobbiamo risolvere. È tempo di rilirare. Concentrati, troviamola. Allora, se lui va nella stanza lì, io posso uccidere quest'altro. Ehi, niente. No, amico, nulla. No, amico, nulla. Potevo fare l'agguato. Nell'edificio. Edificio. Ah, se lui passa di qua, posso ucciderlo. Salve! No, come vi ho visto? Oh! Oh, al terzo colpo l'ho preso in testa. Almeno. Figlio di Troia. Scusa, non ho capito bene. Vieni più vicino. Bellissimo che lì ci sono i cadaveri e lì c'è lui che mi sta venendo incontro. Fai il moonwalking. È Michael Jackson. Ok, vieni qui.
più vicino. Bravo, supera il buco nel muro. Ottimo. Addio. Cos'era quel verso? Qui c'è un auto che ha sfondato. No, no, è così, è. Sono ovunque! Dove vado? Non lo so, a morire. Dove sono? Quante domande. Quante poche risposte. Ho chiuso il canale, perfetto. Comunque ragazzi, allora, la settimana prossima inizieranno le live pomeridiane, perché dopo praticamente 3 mesi del canale, perché il 4 ottobre il canale Twitch fa 3 mesi, inizierò a portare anche dei contenuti di pomeriggio. Ovviamente le live serali non ci saranno, ma ci saranno appunto solo le live pomeridiane. Ovviamente non tutti i giorni, soltanto il martedì e il giovedì. Mi sa che dobbiamo entrare qui. Entrerei dove non c'è luce, perché mi potrei nascondere meglio. Comunque se volete andare a controllare l'orario, non so di lingua. Ho già aggiornato tutte le bio dei vari social e l'info di YouTube e anche di Twitch. Meglio del canale, perché... Sì. Perché sono già su Twitch, ovviamente. Non ci avevo pensato. Ok. Allora, io mi ricordo perfettamente adesso cosa c'è, ma non vi voglio spoilerare nulla. Comunque sappiate che è una delle parti più horror del gioco, anche più di quella dell'hotel, eh? Perché quella lì era una delle parti, questa è la parte più horror. Sei facile da seguire. Come hai fatto? Sta prendendo fuoco tutto, complimenti! Non importa. Quella pistola non ha munizioni. Non puoi scappare! Non puoi scappare. Vuoi uscire? Sì. Vieni a prendere le chiavi. Vieni a prendermi. Vieni a prenderle, anzi. So che non sei infetta. Nessuna persona infetta si danna così per rimanere in vita. Devo trovare quelle chiavi. Ok, stupido. Devo ammetterlo. Mi hai fregato prima. Per un istante... E ti ho fregato di nuovo. Per un istante... Sei stata in gamba, piccola. Ma adesso... Tutto bene. Oddio, via. Questa è la strategia migliore, ci ho messo anni per affinarla. Lui non sa che io sono qui. Lui sa che io sono qui. Merda. Cos'è? La chiapparella? Sai, continui a sorprendermi. E muori. Io ho premuto triangolo. Che cazzo è successo? Io ho premuto triangolo. Dai, oddio, via! Sorprendermi. Run! Run, Ellie, run! Ah. Where is David? Oh, he's here! Hello, David!
Ellie, diamoci un taglio. È un peccato che tu non abbia. Che battute di merda. Ma ora è troppo tardi. Ma ora è troppo tardi. Quiet, quiet. Se ti arrendi ora, giuro che ti ucciderò alla svelta. Promesso. Muori. Oddio. Brava ragazza. Brava ragazza, brava. Brava Ellie, brava. Dove viene? Dov'è? Ah sì, è vero, mi ricordo. Merda. Adesso me lo ritrovo dietro. Comunque questo qui è proprio Roadhouse. È lui. Eccolo, è lì. Dov'è? Eccolo. Che corsa. Allora, io lo vedo, lui non vede me. Ho visto per pochissimo. E lì, lo vedete? Si vede il braccio. Ops. Vai, minchia, lo... Aha! Cerchi di nuovo di fare la fuga. Stavo dicendo la stessa cosa. Solo che la paura mi ha interrotto. Io ora sono in alto, baby. Ti vedo. Ti sento. E ti assaporo. Oh merda. Corri, Ellie, corri! Corri! Non fermarti! Oddio! È dietro di me! Vieni fuori! No! Caro Todd è morto! Ora c'è David qui! Ragazzi, un'IA, possiamo batterlo. Eccolo! Vedo la sua faccia, ma lui non vede me. Dove va? Dove va? È lì. Oddio. Sta andando a fuoco anche alla cucina. Ottimo. Oh merda. Dov'è? Lì dietro? Ma certo che lì dietro.
Dov'è? Oh. Mm. No, non dico niente, è stata una cosa orribile. Non riesco a parlare questa sera. Ardir... È stato orribile, punto. Ardir poco orribile. Oh, finalmente. Ops, ops, madafaka. Ah, eccolo. Aha, ho un piano. Se si gira. L'arte del distrarre. Ah, l'arte dell'idiozia, la tua. Che fa? Dov'è? È lì. Ciao, stronzo! E adesso siamo tornati con l'allegro assassino di quartiere di nome Joel. Benvenuti a Silver Lake, fondata nel 1882, quando i cavalli avevano le ruote e le auto erano ancora un miraggio. Però io adesso ho un fucile a pompa, quindi ci divertiamo. E non poco. Tutto questo non ha senso, non vedo niente. Piano. Continua a cercare. Dovremmo controllare il rifugio. Laggiù! Ciao. Fermo. Per poco. Lui è laggiù. Lui non è qui. Sono molti. Sono i molti. Ok. Let's go. Ti troverò. E ti ucciderò. Lo vedi? Qui lui non c'è. È andato via. Ah, ma è dietro la macchina. No. Che cazzo ha fatto? Sono proprio qui. Baby. Muori. Dovevo farlo. Non l'avevo mai fatto in tutto il corso della partita. Ho attirato palesemente tutti, però. Ehi, what the fuck? L'ho preso in una gamba, è debole. Mica è esploso, altro che debole. Uno, due e quattro, ok, tre e quattro. La matematica. Ma io vedo lui. Ed è morto. Benissimo. E non lo vedo. Tu? E qual è l'onomatopea di un proiettile che parte e uccide qualcuno? Minchia. Violento. Prendi il tubo. Lui è ancora lì. È sparito. Sì, sono proprio un fantasma. Thank you.
Minchia, il cappello è volato. Bellissimo. Dammi le munizioni. Oddio. La prima volta mi avrei anche ferito, ma la seconda ti ho ucciso. Ma questi droppano munizioni per il fucile a pompa. Non male. E Joel è ferito in tutto questo, e vi ricordo che ha solo una dose di antibiotici e penicillina. Sono lì. La tempesta ci copre un po'. Io direi di evitarli. O meglio, evitiamo di sprecare proiettili, però uccidiamoli lo stesso. Tanto droppano munizioni. E vi ho detto, munizioni per il fucile da caccia, subito. Queste però non le usiamo. Però se ti metti lì vuoi essere ucciso. È palese. Sono stato io. Vabbè, fa lo stesso. Bellissima la neve sui capelli e sui baffi di Joel. Lo zaino di Ellie. Perché c'è lo zaino di Ellie? È lì lo zaino di Ellie. Bevo. Gran colpo, 2331 kg. Chilogrammi, chili. Ok, poi sono andati scemando piano piano. Oh, Cristo. Questi sono i quarti di essere umano. Devo trovarlo. Che è proprio schifato, nemmeno li avessero sputato in faccia. Benvenuti da Carnet Meat and Supply Co., la carne migliore per il vero intenditore. Per il cannibalo più esigente, scegli anche tu questo negozio. Oh, Ellie. Che situazione di merda. Il macete. Ah, devo strisciare? Sì. Devo muovere io la levetta, ok. Lui provvederà. Lui chi? Ci metti passione. David. Arrendersi va bene. Non vergognarti. Questo è un no.
Ma lui non l'ha visto il macete allora. Oh no. Fermo. Provare a supplicarmi. Fanculo. Pensi di conoscermi? Eh? Sì. Guardami bene. Tu non hai idea di cosa sono capace. Yes, vai, uccidilo. Basta, basta. Beh, un coglione in meno sulla faccia della terra. Sono io, sono io. Guardami, guardami. Sono io. È tutto qui, è tutto qui. E diciamo che è stato un momento bruttissimo per Ellie. Anzi, è stato un momento bruttissimo per Ellie. Si trovi con un pazzo, un estremista cristiano cannibale che vuole ucciderti. Che fai? Primavera. Spring. Ellie! Mi hai sentito? No, che? Guarda, ospedale. Oltre Lake City. Uscita. Andiamo su. Ah, che bello, ci sono i cervi che corrono. Così ogni volta, quando vai in macchina, sembra che corrino molto velocemente. Bellissimo. Sentito che brezza. Sì. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita, ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Mm. Che dici, eh? Salt Lake City, uscita nord. Chiusa. Una foto di famiglia. Perdonaci. Ho 45 integratori e posso farmi un potenziamento. Posso farmi, punto. Oddio. Perdonaci, hanno ucciso i bambini. Sì. Ah no, si sono uccisi tutti. Perché lì sono anche scarpe d'adulto. O forse solo i bambini anche. È comunque una cosa bruttissima. Ho sognato di volare. Ah, ah sì? No. Vola con Air West, nuova flotta di aerei di lusso, da novembre 2013. Dai, racconta. Ero su un grosso, sì, racconta, aereo, dai. Persone. E tutti urlavano perché stava precipitando. E così, oddio, sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Ho provato a usare i comandi, ma ovviamente non avevo idea di come far volare. Quindi tirato la croce in avanti, sperando di andare su, e si è andata in giù. Subito prima dello schianto mi sono svegliata. Non, ah, so, facile uscire così, eh? Non è strano? Beh, sai, i sogni sono sempre strani. Era il tuo doppio in un universo parallelo. Allora, vediamo. E qui è tutto crollato, quindi non credo troveremo qualcosa. Però, dare un'occhiata. Comunque, per chi non avesse capito il riferimento, mi sto riferendo alla teoria di Doctor Strange, dell'ultimo Doctor Strange. Ecco, su quello si basa tutto il film. Altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. Altra città, altra zona di quarantena. Fedra, stop, Fedra. State per entrare in una zona di quarantena. Protocolli di contenimento
micotossina livello 4. Prima di procedere, rivolgetevi alle postazioni di insediamento. Per accedere nella zona di quarantena è necessario il nulla osta del personale medico. Ci sono i Val d'Aosta. Tutto il PIL. È l'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Ospedale di San Maria. Autostazione Logan James. Logan. Forse di qui tagliamo. Genio. Ok, vediamo un po' in giro. Information. Ah già, devo potenziarmi. Non l'ho più fatto. Potremmo usare quella scala. Ah, quella scala. Ok. Oh, se volevo un'occhiata. Se qui a terra avevano lasciato qualcosa, ma non penso. Per qualcuno di passaggio che è fuggito. Ah, questa è la metro. È tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Oh, visto. Ah. Oh, scusa. No, non è... È tutto a posto. Beh, Joel comunque ha subito un trauma di recente. Quindi. Lucia, abbiamo raggiunto la zona di quarantena. Volevo chiamarti, ma in questa città tutte le linee telefoniche sono inattive. Ci hanno detto che possono recapitare lettere tra le zone, anche se ci vorrà una settimana o due prima che tu possa riceverle. Stiamo bene. Anna, Hannah parla sempre di te. Le manchi molto. Sono sorpreso della maturità e calma che sta mostrando in questa situazione folle. Mi sento come se fossi io quello troppo emotivo il più delle volte, e lei a confortare me. L'abbiamo cresciuta bene. Spero che nella tua zona vada tutto bene e presto... Davvero, spero davvero di sentirti spero davvero di sentire presto la tua voce. Ce l'ho fatta. Con amore, Graham. Allora, non potevamo saperlo. Cosa, che sarebbe tutto andato in malora? Aiuta. La facciamo? Ci siamo. Ellie. Ellie. La prima volta che faccio lecca. La scala, dai. Giusto. Vieni. Riproviamo. Ok. È stato. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Che succede? Ellie? 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 Oh no, mi sono affezionato. È finita. Questo devi vederlo. Ma cosa? Cosa devo vedere? Se non venissi? Mi stai prendendo in giro? No, no. Ah, non eri di là?
Muoviamoci. E arrivo un attimo. Ma che accidenti. La grande migrazione. Questo non c'era nell'originale, l'hanno aggiunto. Cioè, il fatto di poter vedere le giraffe da solo. Prima di arrivare per forza qui. Bellissimo. Shh, non spaventarla. Va bene, va bene. E cosa fai? È tutto. Le giraffe hanno la lingua blu. Vieni, vieni. Ehi, bella. Lo sapevate? Vieni, dai. Forza. Ehi, ciao. Ma che forza. Ok, da che parte? Dai, forza, andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Forza. Muoviti, forza, andiamo. Sì, sì, arrivo. Lasciamola qui. Andiamo via, Joel. Una chiesa, ma è alta quanto un grattacielo. Quegli affari sono giraffe. Allora è interessante come ti aspettavi. Ha i suoi alti e bassi, ma le giraffe. Il panorama non è male. Qui c'è l'ospedale. Lì la zona di quarantena. L'ex zona di quarantena. Campo da football, pieno d'acqua. Un manifesto con un giocatore di basket e una chiesa. E poi ci sono i monti dello Utah. È un bel panorama. Sale, andiamo. E anche le ultime giraffe si avviano verso il tramonto. Anche se siamo in piena mattina, però avete capito. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ha fatto. Non può essere tutto inutile. Ascolta. Dimmi. So che hai buone intenzioni. Ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo. Okay, so che buone intenzioni, ci credo, ci conosciamo da un anno. Okay. Beh, non me ne vado senza di te. Perciò muoviamoci e facciamola finita. Mm. Che schifo. Blatte. Monumenti chiamati scarafaggi. Si vede che è un bagno per uomini. Non lo toccherei senza guanti. Non è sicuro. È quel fumetto. Dai, andiamo. Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Uh-huh. In un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Sofferenza e morte. Il mondo intero era andato sotto sopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara.
Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto che... Pedra, Agenzia Federale Anticalamità. Deposito servizi medici. Beh, non ha funzionato. Questa è la vera dittatura sanitaria. Allora, prendiamo i pezzi che ci servono e andiamo via. Mi devo ancora potenziare. Mi sono dimenticato ancora. Ottimo. Lo faccio adesso. Attrezzi. Attrezzi del mestiere. Allora, velocità di cura, velocità di creazione, distanza modalità ascolto. Io aspetterei, fare oscillazione arma. Bellissimo, si è messa a gambe incrociate. Non l'avevo mai visto. In realtà non serve più di tanto. Potrei anche evitare. Allora, vediamo un po'. La bottiglia non la posso prendere. Credo di aver visto tutto. Potrei andare. E lei siamo usciti, di là non si può andare. Sì. Ah, no. Qui c'è il tavolo da lavoro. È la mappa della città. Ok, percorsi di evocazione. Ottimo, è un buon posto. Sì, è un buon posto, infatti. Potenzio velocemente le armi e poi continuiamo a camminare. Ah, sicuramente il fucile a pompa. Ah, cambia la canna, figata. Ottimo. E uno. E poi potenziamo l'arco. Ah. È il diavolo che abbiamo appena trovato le munizioni. Velocità di fuoco. E possiamo andare. Anzi, mettiamo anche questa e poi andiamo. Così abbiamo usato quasi tutti i pezzi. Andrà bene. Andiamo, Ellie. Ehi, Joel, ho qualcosa per te. Cosa? Ah, la foto, è vero. Tieni. Me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Ma come? Ti dispiace. Ladra, arrogo. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Quanto pare. Devo passare qui? Sì. Cos'è questo giro di telecamera?
Salt Lake City, zona militare più avanti. Tunnel est. Stavolta sarà diverso. Me lo sento. Cosa intende? Le luci saranno senz'altro qui. Ne sono certa. Beh, la speranza è l'ultimo a morire. Dopo l'infetti. Che ha avuto un flashback di un me piccolissimo nel 2013 che vedevo un gameplay di YouTube, su YouTube di The Last of Us. Ve lo giuro, uguale. Ho sentito un click. Non c'erano gli infetti. No, qui c'erano gli infetti. E come se c'erano? Oh merda. Oddio. È quello. Brucia. Spostati! Sempre davanti. Ellie, corri! Ellie, corri! Flambè? No, dai. Che lascialo andare! Hanno gli occhi neri. Senza pupilla. Sono dei drogati. Si è rotto il tubo, ottimo. Porca troia. Silenzio. È una strage. Come silenzio? Poverelli. Sconvolta. Tanto avete capito che in questa serie non mi sono affezionato troppo alle munizioni. Preferisco il grande show. Ma è ancora vivo. Ma che problemi hai? Prego, vieni. Oddio. Joel, non ti nascondere. Ma è morto di stenti? Oh mio Dio, sì. Che bello. Ah. Comunque quel double kill è stato bellissimo. Dubito ci fossero clicker. Ci sarebbero già saltati addosso. Vabbè, gli abbiamo fatto un favore alle luci, gli abbiamo liberato tutto il ponte. O meglio, scusate, il tunnel. Ah, c'è qualcosa che brilla qui. Ah, scotch ed esplosivo. Beh, sì, avrei potuto usare gli esplosivi, effettivamente. Però... non male, dai. Quello era un clicker.
Poi leggermente allagato. È vicino, è vicino, è vicino. Due? Due bloater? Ah, flambè. Oh. Qui, qui, qui. Prova a seguirmi adesso. Ma non muoiono. Vai, vai, vai. Stronzo. Oddio. Via, via, via. Vabbè. Stia seguendo Ellie? Tutto ok? Sì, sto bene. Ellie, ma è vivo qualcosa? Ti sto morendo. Oh no, ok. Kit. Oddio. Due. Brucia nel fuoco dell'inferno. Pure tu. Oh merda, via. No, no, ma vieni, vieni. Jenny. Ok, lui no. Sono immortali, ragazzi, sono immortali. Ok. Sono pronto. Vai. Usiamo un po' il pompa, va. Vi sfido, dai. Forza, forza. Venite signori, venite, il circo è aperto. Deboli. Come? Li abbiamo uccisi. Credo siano morti tutti quanti. Schifo. Credo che tu abbia ragione. 111, numero fortunato. Resisti e vinci. Adesso ci sparano in testa. Ok, riesci a spingere. Avremmo potuto fare la stealth fino a qui.
Ho preferito non farlo. Ok. Ecco, da qui sarebbe partito il delirio poi. Fa attenzione, quell'acqua sembra profonda. Ecco cosa faremo una volta finita. Ebbe? Puoi insegnarmi a nuotare? D'accordo. Beh, sì. Ci sta. Allora, vediamo prima di tutto se qui c'è qualcosa. Sicuramente c'è qualcosa. Sta guardando i pesci. Dall'altra parte. D'accordo, arriva. Ah, questa volta sono io che faccio scendere la scala, non lei. E se la lasciassi qui? Se la lasciassi in questo tunnel è la cura per l'umanità. Cosa accadrebbe? L'hai lasciata a terra. C'era palesemente il tasto triangolo da premere. Oh mio Dio. No, 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 no. Prendila. Trasportala. Ok. Per un attimo ho pensato di dover ricaricare di nuovo tutto. Falla scivolare. Oh, perfetto. Stai vicino al bordo. Lì è più bassa. Fumetto! Eccone un altro. Catalysis. No, leggi, leggi. Catalisi. Di fronte al fallimento della loro missione, Daniel e James hanno scelto di fare il supremo sacrificio per l'umanità. Guidare la nave e la bomba antimateria in una stella di neutroni, un buco nero. L'esplosione è stata il singolo evento astronomico più significativo della formazione della galassia. Ha distrutto la flotta dei viaggiatori, il loro pianeta immune e innumerevoli altri mondi e sistemi solari. Ma sarà sufficiente il sacrificio di due dei più grandi eroi dell'umanità per spezzare la morsa di ferro dei viaggiatori? A quanto pare no. Oppure sì. Non credo lo sapremo mai. Uno stivale da cowboy. Mi ha fatto spaventare a morte. Ah. Proiettile. Ok, questa è chiusa. Giusto? Sì, ma facciamo casino, non c'è mica un clicker addormentato lì dietro. Guardatelo. Ah, ah, ti ho beccato. Uno zoo. Ellie, puoi ringraziarmi dopo. Dammi il piede. Ok. Bene, bene. Dai. Abbiamo salvato di nuovo la vita di Ellie. Ottimo.
Ta-da! Pepe è morto tra le casse di birra. Un vero uomo. Ok. Oh. Di già? Ci siamo. Ci siamo? Infatti non posso riparare nulla. Cioè, riparare nulla, scusate, non posso costruire nulla. Fighissimo. Vabbè, questo fucile è bellissimo. Non l'ho mai potenziato così tanto. Adesso lo provo. Ora ci siamo. E lì vedi i tuoi denti. Occhio alla testa. Sì, sì. Oh, e di là? Aha. Meno male che mi sono girato. Va bene. Oh, fresh, ottimo. In questo tunnel sono successe cose indicibili. C'è un computer. Ah, mi sembrava strano essere entrato qui per una sola freccia. C'erano anche 50 pezzi di ricambio. Sembra l'ideale per lavorare. Vabbè, abbiamo le munizioni. Potenziamolo. Ok, sto bene. Sì, lo so, non voglio guardare. Eccolo. Minchia, da qui riusciamo a leggere. Bellissimo. Resta lì. No, non vado da nessuna parte. Bene, è bloccato. Allora, troviamo una strada. Sicuramente sarà sott'acqua. C'è una sedia. Ma dai. Oh merda, no. Un altro stivale. Quest'uomo non sa trattenere il fiato. È un problema. Anzi, ha un problema. Dei blue jeans. Ottimo. Risali? Ok. Wow. Una bella immersione.
Quindi? Ah, di qua. C'era il bordo giallo. Acqua della città. Ce l'hai fatta. Sì, un attimo. Mi butto anch'io, ma non posso. Vieni. Ok. Salta su. Ok. Salta okay, su. No. Ci sono. Fai attenzione. Presa. Ti lascio qui, vai. Sei libera. Ah, ma c'era una scala? Antiscivolo. Bella. La scala si è staccata dal muro. E ora? Didascalico. Mi farà venire un'idea. E passiamo di qua. È stato bellissimo quando ha detto la scala si è staccata dal muro. Ah, Joel. Chi è il tuo doppiatore? Ottimo, prendi di nuovo la scala e la piazzi là. Che giro astruso. Cioè, siamo dovuti scendere giù, far cadere quello da lì, portare lì qui, farlo andare lì, farlo arrivare lì, si è staccata la scala, torniamo lì, andiamo lì e veniamo qui. Bordello. Delle rapide. Tu seguimi. Ok, dietro di te. Occhio, Joel. Stavo per cadere in acqua. Agile. Su una musata sul climatizzatore. Sui condotti okay. Di reazione, anzi. Dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Ah, l'abbiamo preso, ok. Visto? Non mi sarei mai fidato di Joel. Scendiamo da questa affare. Beh, Ellie è molto intelligente. Ha ragione. Salt Lake City, Utah. Ci sono. Brutto. Censurato. Dai, la forza dell'acqua. Il film. Quindi? Ah, di là. Forza. Forza.
Dammi la mano! Dammi la mano! Prima che... Beh, la porta è rimasta aperta, almeno quello. Oh, merda. Eli, un angelo illuminato da questa luce divina. È già ascesa. Mani in alto! Metti le mani in alto, cazzo! Ha un serpente nello stivale. È Woody. Benvenuto tra Marlene. Scusa per... Non sapevano chi fossi. Ellie. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Beh, è vero. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Tempismo perfetto. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. La smetto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Oh! Oh! Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. Perché stronza. Di lei. È che non c'è altra scelta. C'è sempre un'altra scelta. Già. Sì, continuo a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Io direi che è più una maledizione, perché l'ho dovuto nascondere per tutto il corso della sua vita da quando è stata morsa. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto cammina! Dov'è la sala operatoria?
Senti, non ho tempo. Che dolore, ah? Dove? All'ultimo piano, in fondo. Non gli ha sparato una volta, due. Tre. Degli spari, guarda. L'abbiamo castrato e ucciso. Non sono degli spari. È puro odio. Ragazzi, non funziona. Non funziona. Ottimo. Qua giù! È stato più veloce. Ma io sono letale. Quante? Sono tanti, eh? Coprimi! Oh! Sono troppi per affrontarli a viso aperto. Dobbiamo farla obbligatoriamente stealth. Però in compenso si è sbuggato. Povero Ethan. Etano. Morto, il contrabbandiere è scappato. Controllate il dettaglio ed eliminatelo. Noi cercheremo sugli altri piani. Sì, signore. Cercate sul piano, trovate il contrabbandiere e sparate a vista. Mi hanno visto. Morirai per questo. Morirai per questo. Quanto disperato. Prendi il mitra. E ora godo. Io ti guardo in faccia, hai capito? Merda. Ok, dobbiamo prendere quei mitra e iniziare a sparare. È l'unico modo. Pagherai per questo. È a secco. Minchia, non ha nemmeno fatto in tempo a finire la frase che è morto. È a secco, addosso. È un tantino difficile, sì? Sì. Tantino. Tre proiettili, non uno, tre. Coprimi, vado avanti io. Sì, ti copro io. Ti vedo? Non ti vedo più? Dammi le spalle. È mio. È mio. Mi muovo.
cariche precise e letali. Mi hanno visto. Oddio. È stata una sfida all'ultimo sangue. Ci siamo guardati in faccia. Comunque ragazzi, a questo punto penso che mi spingerò verso la fine. Tanto alla fine il video sulle orche non era così importante, dai. Qua giù! Oh merda, no! Dai! Ok, va! Guardami le spalle! Oh, ma sempre lui mi uccide! No ragazzi, ce la devo fare, ma adesso mi concentro e li uccido tutti. Tutti. Perché Joel stava correndo una maratona? Io non posso restare qui. Sono super esposto. Ok. Dobbiamo fare la stealth. È l'unica. Muori. Sì, sì. È meglio. Ma io sono invincibile qui. Poi vengo qui, raccolgo le munizioni e vado via. Questo è il mio antro dell'immortalità. A cercare. Non mi ha visto. Oh. Piano. 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 Ok. Niente nemmeno qui. Ma lui non sa la verità. Ovvero che è già morto. Ma è uguale a quello di prima. Luce, 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 luce. Luce nel senso proprio luce del fucile. Vedete ragazzi, l'unica è fare la stealth, davvero. Questo è uguale agli altri due, però è pelato. Shit. Oh shit. Again. Okay.
Questa è la stanza più scoperta di tutte. Ovvero quella delle risonanze magnetiche. Ho un'idea folle che potrebbe funzionare alla grande. Qua giù. E muori. Vengono in massa? Sì. Però bellissimo, il contrabbandiere. Gli ho fatto saltare la testa. Grazie alle telecinesi sono riuscito a prendere quel fucile. È mia. Joel, ricarica. Mi muovo. Ok, ti copro. Non farlo scappare. Prego. Vabbè, dai. Oddio. Io voglio ucciderli tutti. Di merda. Di merda. Ok, sono appena circondato. Sono appena stato circondato. Ma loro non sanno che io ho questo. Dietro! Oh! Mi ha girato, è intelligente. La vera IA. Aggira il bastardo. Sentito? Non è vero. Ok, vai! Guardami le spalle! Merda, si è spostato all'ultimo. Da dove? Ma muori. 30 munizioni, sì. Un killer. Sangue ovunque.
Ovviamente qui li ammazzo tutti, poi più andiamo su più sarà difficile. Ve lo dico. Lui è lì? Nah, non lo vedo. Separato! Ok, è morto. Morto malissimo. Preso in testa. Guardami le spalle. Spalle guardate. Non è morto. Non ho vita. No, vabbè ragazzi, come si fa? Ma come si fa? Io sono morto. Lui non è qui. Sono rimasti in due. Come si fa? Tra l'altro è nascosto lì. No, allora, facciamo... Che cazzo era? Che cazzo era? La tua fine, stronzo. Non c'è nulla qui. No. Hai qualche sorpresa per me? Eh? Ma perché parlano così? La tenda! Merda! Oh, dritto in testa. Ok, piano. Eccoci qua, stronzo! Non è stata la migliore delle idee. E così muoiono le luci. Io ho bisogno di vita alla svelta. Oh, yes. Buono dell'alcol etilico. Qui c'era un cadavere. Oh, munizioni, vai.
Non c'è più nessuno. Andiamo, penso sia questa la strada. Io non ho vita però. Merda, no, 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 no. Fate attenzione. Sì, sì. Ok. Trovate l'assassino, il Terminator, adesso. Succede laggiù. Oh. Avete sentito? Provi a correre, ti sento. Quello un pochino più speciale, dai. Era rimasto indietro. Arruttato. Sparpagliatevi. Ok, via, via, via. Merda. Ecco. Erano troppi. Registrazione 28 aprile. Sì. Marlene aveva ragione. L'intenzione della ragazza è diversa dalle altre. No. Vabbè, altra luce. Oh, armi. Ragazzi, scusate un attimo, volevo riascoltare. Eccola qui. Play. 28 aprile. Marlena. Ascoltiamola di nuovo. 28 aprile. Marlena aveva ragione. L'infezione della ragazza è diversa dalle altre. Le cause della sua immunità restano ignote. Come rilevato in tutti i casi precedenti, i titoli antigenici del cordyceps presente nella paziente restano elevati, tanto nel siero quanto nel liquido cefalorachidiano. Le emoculture prelevate dalla ragazza mostrano una crescita rapida del cordyceps in terreni di... Non sto capendo nulla. Tuttavia la conta e la concentrazione di globuli bianchi rientrano nella norma. Non si registrano innalzamenti delle citochine proinfiammatorie e una risonanza magnetica al cervello non mostra tracce di crescite fungine nella regione limbica. Giorno, una bella manicure? Sono pessime quelle unghie. Dobbiamo riprodurre questo stato in condizioni di laboratorio. Stiamo per compiere una scoperta epocale, paragonabile a quella della penicillina. Dopo anni di tentativi, oddio, stiamo per raggiungere l'obiettivo. Possiamo cambiare le cose e restituire alla razza umana le redini del proprio destino. I sacrifici delle centinaia di uomini e donne che hanno dato tutto alla causa, persino la vita, non saranno inutili. E invece andiamo a prendere Ellie adesso. Ho la motivazione per farlo. Un'altra? Ok. Sono le 17.30 del 28 aprile. Ho appena parlato, anzi, litigato con il nostro primario di chirurgia. Sembra non si possa estirpare il parassita senza uccidere l'ospite. Ok, mi fido. Dobbiamo ammazzare la ragazzina. Hanno chiesto la mia autorizzazione. Comunque ragazzi, a questo punto credo che
finirò la storia principale di Last of Us questa sera. E voglio soltanto tanto siamo arrivati. Che questa storia finisca, per cui... Per cui... Facciamola finita. Sì, vabbè, dai. Ellie non ce l'ha fatta. Ho sentito dei passi. Sì, ci siamo. Arrivo, Ellie. Vai. Non sono molti, posso ucciderli. Da Boston, non da Pittsburgh, idiota. Ok. Dobbiamo fare molta attenzione. Guarda ancora le spalle. Peccato. Vabbè, dai. Ragazzi, è difficile, è molto difficile. Cercando di farlo bene. Mancano 10 integratori. Però il tizio qui è mortale. Oh. Pagherai per questo, come no? Ok, andiamo di là. Eccolo lì! È sparito! Meno male. Coprimi! Ah, l'ho ucciso! Ottimo, ottimo. Fanculo. Joel, però perché non spari? Il lanciafiamme comunque è molto molto lento. Che palle, non di qua di nuovo. C'era un bug. Bellissimo. Aspettate. No, si è tolto. Ah, quello è ancora vivo.
Pezzo di merda. Via, via, via. Quanta paura però. Fai bene. Mi sono bruciato. È ancora vivo. Siamo morti. Non abbiamo cure, non abbiamo nulla, siamo morti. Abbiamo solo la speranza di tornare a casa vivi. Vabbè, ammazzami, dai, tanto questa parte qui nemmeno volevo... Cioè, non era partita per niente bene questo respawn. Perché devo prendere in testa lui. Se non lo prendo in testa... Eccolo. Molto meglio. Questa è alta strategia. Scudo umano. Non ha funzionato. Ottimo. Ragazzi, ce lo devo fare. Ormai è una sfida. Mi frega sempre. Ottimo. Comunque sembra facile sparare con quest'arma. Ma col feedback aptico per nulla. Eccola, io lo sapevo. Non è per nulla facile sparare con quell'arma. Però uccide. Minchia, gli ho fatto saltare tutto. Anche più del cervello. Joel, però quando gli dico spara, tu spari. Sono le 23, io corro. Io la faccio stealth. La faccio stealth, se no non si va avanti. Ah, perfetto. Ma non segnalare, dai. Che sia un segno. Ragazzi, mi dispiace, magari sarà per un'altra volta. Forse durante una live pomeridiana vedremo quel video lì. Ah!
uccidere il bastardo. Ma è vivo! È morto. È l'unica. Dai, vieni qui. In due. Sono furbi. È l'unico modo. Guardami le spalle! È mio. L'ufficio! È porco. L'ufficio, l'ufficio. Proprio lui. Proprio quel cazzo di ufficio di merda. Sei morto, bastardo! Ragazzi, ma come cazzo devo fare? Finché quello lì non si toglie da lì, non posso passare. Ancora vivo. Ma come si fa? Insegnami. Anch'io voglio essere ignifugo. Lui è laggiù. Lui non è qui. A ventaglio!
Pare che abbiano perso le mie tracce. Non mi piace. Ma tu sei quello ignifugo, quindi sei immortale. Sì, vieni qui, vieni qui. Qui, 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 qui. Alla porta. Sono rimasti in tre. Mi muovo. Ti copro le spalle. Due. Oh! Coprimi, vado avanti io. Ok, ti copro. Vogliono morire. Il cazzo, E dopo la settima volta erano tutti morti. Questo l'ho preso dritto in faccia. Vai, chiudi. Ecco. Forza. Yes. Lin. Io ho autorizzato l'operazione chirurgica. Non chiarissi altra scelta. La richiesta era una pura formalità. Ma devi sapere. Ascoltiamo quest'audio e poi dopo entriamo. Ho sempre mantenuto la promessa. Nonostante le responsabilità del mio ruolo, mi sono sempre presa cura di lei. Avrei fatto qualunque cosa per lei, ma poi... Ecco che capita l'opportunità di salvare tutti. Tutti noi. Era questo il nostro obiettivo. Il tuo obiettivo. Vabbè. Si sta confidando con la mamma di Ellie, che è morta. Cristo santo. Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Luce. Non te la lascerò. Dottore, prendere. Dottore. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. No! Schifoso animale! Cari, chiudi il becco. Giole, che cazzo? Non li volevo uccidere, sono dottori. Forza, piccola.
Via via. Di là, di là, di là. Marta. È qua giù. Ti ho preso. Coprite la uscita. Ti ho preso. Andiamo. Da che parte? Non vai da nessuna parte. Oh. Piano. È tutto ok. Sentite la musica, la tragedia, la tristezza, l'ascensore, via! La musica, la tragedia, la tristezza e l'ascensore. La tristezza. Dai, dai, fermo! Puoi salvarla. Anche se la porti via e poi... Livello P2. Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Ma sì, tragica. Prima non la stupri e la uccida. Sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni. A dozzine, addirittura. A dozzine. È servito proprio a niente. Hanno anche... hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Cattivo. Ed ecco un altro di centinaia di lati di Joel. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Ah, adesso giochiamo nei panni di Ellie. Non male, vero? Sì. Che bello. Foto? Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok. E alle mani.
comincio a sentire i miei anni. Un scoiattolo. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Che ricordo che da questa parte c'era un segreto. Faticavo a starle dentro. Credo che... Eccolo. Diventate alcuni. Mi sarebbe piaciuta. Tu saresti piaciuto a lei. Sì. Singolarità. I viaggiatori sono stati fermati, per ora. Il coraggioso piano di Daniela e la sua apparentemente miracolosa fuga verso casa l'hanno resa una figura ispiratrice per l'ultima guardia. Il sacrificio del capitano Ryan ha fatto di lui un martire, un'illusione che Daniela non sfatterà. Ma per quanto riuscirà a mantenere segreto quello che è accaduto realmente? Jackson City. Nella contea di Jackson. Ormai siamo vicini. Joel, mannaggia a te. Fammi salire, dai. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Non dimentichiamoci di David. Lottare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Qui la prova finale. Lo giuro. E le ha mentito. Ok. Bellissimo. Adesso scusatemi. Muteranno live sicuramente. A qualsiasi costo, trofeo sbloccato. The Last of Us parte 1. Beh, signori, quindi così è come finisce The Last of Us parte 1, il remake di The Last of Us. Adesso, martedì, che sarà la prima live pomeridiana, faremo il DLC. E prima guarderemo... No, anzi, lunedì, allora vi prometto che guarderemo insieme il video sulle orche, ok? E lo commenterò anche, ve lo prometto, prima della live, prima di iniziare a giocare. Così è sicuro che riusciamo a farlo. Ok, allora, muto un attimo la musica perché devo parlare e voglio che questa parte qui si senta. Allora, quindi, lunedì poi vedremo il video quello lì sulle orche di Barbascura e lo commenterò anche. Perché la prima volta che l'ho visto mi è divertito troppo.
Poi invece martedì, che sarà la prima live pomeridiana del canale, giocheremo Left Behind e poi The Last of Us parte 2. Quindi iniziamo anche The Last of Us parte 2. Comunque, sono le 23:21 e io direi di far andare ancora un po' i titoli di coda. Ovviamente adesso lascio mutato perché sì. Faccio ripartire tra un po'. Ok. E nulla, quindi faremo questo. Adesso se qui posso fare qualcosa. Ah sì, posso saltare. Torno al menu principale, ok. Hai sbloccato la modalità nuova partita plus e speedrun. Puoi attivare all'avvio di nuova partita. Skin personaggio, skin arma, modifica di gioco, modalità di filtro e altri bonus sono disponibili nell'extra. Cioè? Vabbè, capitoli e incontri. E poi qui ci sono gli extra, dove c'è la galleria dei modelli anche. E volevo farvi vedere il modello del clicker, perché è bellissimo. Davvero bello. Eccolo. Cioè. Stupendo. No, piano. Bellissimo. Ah, ma è proprio una statuetta. Che figo. Ok, e poi ci sono anche stalker maschio, stalker femmina, clicker primavera, clicker maschio inverno, bloater, clicker corazzato. Cioè, guardate quanto è brutto. Fa schifo. Letteralmente un fungo di spore. Fatto di spore. E torniamo al menu principale. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui. Questa è stata una bella live conclusiva per una serie che non finirà qui, ma continuerà poi martedì. E dato che comunque sono già i 25, io quello che vi devo dire ve l'ho detto. Quindi stasera comunque diciamo che non è che non ho parlato proprio di nient'altro oltre dello Sovas. Comunque ho parlato di Cyberpunk e di un po', ho detto un po' quello diciamo che penso. Poi vedrò comunque anche con i DLC cosa uscirà. E poi chi lo sa. Comunque io come sempre vi auguro una buona notte, un buon weekend perché domani è sabato, e vi do appuntamento lunedì con il video sulle orche, che non vedo l'ora di farvi vedere. Mi dispiace non essere riuscito a farvelo vedere questa sera, ma volevo finire The Last of Us parte 1 perché ero proprio arrivato lì alla fine, sarebbe stato brutto tagliare. E poi in più vi auguro anche un ad maiore. Ci vediamo lunedì.